Io ringrazio per essere qui con noi, perché ci dà una mano a capire anche il punto di vista di chi è stato protagonista di questa vicenda dello sciopero, ovvero la Lega. E allora salutiamo l'onorevole Claudio Borghi, ben trovato, buongiorno. 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 Lo sa che io sono tentato di chiederle se lei è d'accordo sulla tesi di proibire lo sciopero per i dipendenti pubblici in quanto dipendenti statali. Non credo. Che dice Borghi? No, sinceramente no. No, ok, grazie. Tirato un sospiro di sollievo, altrimenti l'intervista sarebbe bloccata. Ci avrebbe lasciato senza parole. Borghi, grazie. Allora, Borghi, com'è andata a finire questa vicenda? Ha vinto la Lega, ha vinto il governo. Ci sono vincitori e vinti, o c'è... Che cosa ne possiamo trarre? Lei che studia l'economia, lei che insomma analizza anche questi aspetti che riguardano il mondo del lavoro, questa vicenda degli scioperi, che cosa ne possiamo trarre come, diciamo, messaggio? La mia impressione è che i sindacati hanno voluto fare una questione politica e non di lavoro. Cioè, il lavoro e la difesa del lavoro secondo me non c'entra proprio nulla con lo sciopero lanciato dai sindacati questa volta, e quindi ha avuto una risposta politica da parte del ministro, che anche tenuto presente la strumentalità della questione si è opposto. Una questione abbastanza semplice. Si parte con uno sciopero che era già stato annunciato ad agosto, prima di sapere che cosa fosse la manovra. Sì. No? Cioè, quindi già qui fa capire insomma che non è che c'era proprio tanta buona fede. Poi, una volta vista la manovra, nonostante tutte le risorse mobilitate dalla manovra siano concentrate su stipendi e pensioni, uno può dire che sono poche, uno può dire che magari si poteva fare di più, sì. Magari, sicuro, normalmente uno protesta per delle norme contro, no? Cioè, vale a dire, ci sono, la politica fa delle scelte, no? Giustamente, e purtroppo ogni volta che si fa una scelta si scontenta qualcuno. Supponiamo che, non so, il governo avesse deciso per una volta concentrare tutte le risorse che c'erano a favore dei tassisti, no? E prelevare i soldi da dare ai tassisti, dico una categoria che normalmente è considerata noi vicina, ecco, no? mettiamola così. E per venire incontro ai tassisti prelevava dai dipendenti, no? O dai pensionati. Allora, a un certo punto uno, c'era una legittima idea di dire sciopero. Ma non puoi pensare di dire, a fronte di una manovra dove tutte le voci di spesa, tutte, basta che uno va a vederle, cioè, perché il cuneo fiscale va ai dipendenti, il rinnovi contrattuali va ai dipendenti, il rinnovo sanità va ai dipendenti, il taglio delle aliquote va a tutti, ma va soprattutto ai dipendenti. Ma... No, ma guardi Borghi, su questo io le do ragione, nel senso che poi possiamo però fare una valutazione su quanto va, che effettivamente che misure sono state, gli effetti veri. Però lo dice anche Confindustria si lamenta perché dice c'è uno squilibrio della manovra tutta ai lavoratori e poco e niente al mondo delle imprese. Quindi questo è un'attestazione. Però ci può essere un'insoddisfazione, i sindacati che dicono vabbè, però ci aspettavamo insomma qualcosa e loro dicono di più. Visto il caro vita, visto tutto quel caro bolletto eccetera eccetera, forse le misure, però al di là della, questa è la valutazione politica pacifica, no? Voi dite no, noi i soldi li abbiamo messi, loro dicono no, sono pochi, non vanno bene, ne vogliamo di più, quindi scioperiamo. E il metodo secondo lei è un metodo che alla fine non rischia di costruire, diciamo, di generare uno scontro permanente con i sindacati, che è un po' quello che alcuni governi, insomma, io prima ho citato Renzi, che alcuni governi, diciamo, hanno pagato poi a lungo andare? Ma il dubbio che ho io è che se uno volesse fare sciopero per motivi politici, cioè se uno, diciamo, vuol provare a fare con lo sciopero nelle piazze quello che non riesce a fare il PD in Parlamento con i voti, qualsiasi cosa non sarebbe andata bene.
cioè paradossalmente è tutta una questione di buona fede, no? Cioè se ci fosse buona fede, appunto, no? E quindi sono una delle questioni legate a cose risolvibili, a scelte possibili, no? E similari, io a quel punto uno dice vabbè, guarda, bastava fare un piccolo sforzo di negoziazione e si sarebbe andati tutti felici. Ma se c'è invece malafede, cosa che io penso sia, no? E quindi stiamo parlando di uno che andava a cercare lo scontro, beh, qui è come la favola del lupo e dell'agnello, cioè, viene il rimprovero che gli stai sporcando l'acqua anche se stai a valle del corso. E quindi allora se le cose stanno così non è che ci sia tanti argomenti, no, da utilizzare. Scusi Borghi, lei dice il sindacato ha voluto lo scontro, ma bastava lasciarli fare, lo scontro non ci sarebbe stato, no? Il diritto allo sciopero è un diritto insopprimibile. Poi il fatto che si sia agito sul fatto che è uno sciopero generale, allora se invece di generale fosse stato proclamato sciopero e basta, tutto questo non sarebbe avvenuto? Beh, anche qui sono curiose scelte, cioè vale a dire, dato che è strumentale, no, cose tipo, allora lasciaglielo fare. Non so come dire, dato che c'è il rapinatore che ti vuole entrare in casa, ma che problema c'è, lascialo rapinare. Cioè bisogna anche ogni tanto tenere il punto, no? Cioè vale a dire, se si valuta, e meno male c'è stata questa valutazione, che è una questione strumentale politica, almeno farla. Quindi sì, però c'è il rischio che quindi la questione è, voi l'avete ritenuto uno sciopero strumentale politico e non uno sciopero reale. Però, diciamo, questo è un po' quello che penso che l'abbiano ritenuto tutti. Se devo essere sincero, Borghi, questo è quello che dicono un po' tutti i governi quando i sindacati scioperano. Questa è la chiave, però. Io mi ricordo, diciamo, in passato anche il centrosinistra, quando poi il sindacato scioperava, cioè siete strumentali. Renzi ci ha fatto una battaglia che altro che Salvini, se ne sono dette di tutti i colori con i sindacati. Quello che dico io è: non c'è il rischio che adesso, visto che il cavillo tecnico questa volta si è trovato, la prossima volta il sindacato si pari, diciamo, in qualche altro modo, ma... e gli scioperi diventino 10. Questo è quello che percepisco, che adesso si arriverà a una situazione di scontro permanente. Ma io sinceramente penso che gli scontri permanenti li ottieni quando ci sono delle situazioni tale per cui uno ha dei motivi per farlo. Poi sì, i lavoratori non credo che vadano a seguire delle situazioni che neanche loro capiscono, che neanche loro riconoscono. Invece guardi che le capiscono. Cioè, a questo punto, quando scusi Borghi, le capiscono, cioè, perché a noi hanno chiamato, a un certo punto uno dice, hanno chiamato i ferrotramviari, cioè, alcuni proprio del vostro partito, e hanno detto questa mossa ce l'ha dichiarato Roberta, ha detto è la mia parte politica, ha detto non io non sarei detto sì, ha detto io non avrei fatto lo sciopero per motivi economici, dopo quello che ho sentito che ha fatto Salvini, perché c'era, cioè è stato controproducente, però sicuramente chi faceva lo sciopero non è che votavano tutti il centrosinistra, se no il centrosinistra avrebbe vinto le elezioni, deduco, e invece non è proprio così. Cioè, non ritiene che possa essere stato, che possa essere controproducente questa presa di posizione dell'onorevole Salvini? No, secondo me no. Non può essere, ripeto, secondo me non dovrebbe essere controproducente, perché era così dal mio punto di vista. Poi prendete la mia opinione, anche quella, come una cosa che legittimamente vi è la sua, potete tranquillamente non pensarlo, dal mio punto di vista, di solito i grandi soperi, le grandi mobilitazioni di massa sono sempre avvenuti sulla base di un qualcosa di specifico. A un certo punto, che ne so, arriva in Francia, c'è una manovra di Macron, per esempio, sul carburante, no? Così questo tipo. Partendo da quella, scatta la prima rivolta dei gilet gialli, no? Segnali, ma sono dei punti specifici, cioè in questo caso. Okay, no, ma è chiaro, Borghi, senta, lo scioperone che va avanti per mesi. Perché si poteva fare di meglio, cioè No, ma onorevole, guardi, io sono contento di averla qui, perché la posizione, indipendentemente da come verrà recepita dagli ascoltatori, è molto chiara e secondo me è anche interessante, su cui ci si può sviluppare un ulteriore argomento, perché c'è qualcuno poi anche a sinistra e anche nei sindacati che dice che l'utilizzo dello strumento sciopero in questi ultimi anni forse è stato
un po' troppo, non dico abusato, ma reiterato, e quindi può aver perso di significato. Io dire la verità, guardi, secondo me è stato usato poco. Ma quando c'era pure io sono d'accordo. 18, quando c'era la Fornero, sono d'accordo pure io. Guarda. Bravo Borghi, lo usa per i governi precedenti. Grande Borghi. Grande Borghi. Borghi, ma io voglio approfittare della sua presenza, però, per chiedere una cosa, uscire da questa dinamica sciopero e chiederle, ma effettivamente io ho delle sensazioni anche per quello che ho letto tra le righe su questa manovra, caro onorevole Borghi. Ma voi siete soddisfatti? Ma lei è soddisfatto? Perché poi alla fine è stata una manovra contenitiva, in deficit, che dà sì una mano, però lo riconosce anche lei, l'ha riconosciuto indirettamente, insomma, non quello che ci si aspettava. Anche sulle pensioni la Lega si aspettava qualcosa di diverso, e insomma un po' di mezzo c'è sempre la questione del debito, l'Europa, c'è la voglia di fare uno scatto in avanti su questo, ecco onorevole. Lei sa che io sono lievemente rivoluzionario, infatti per questo nell'animo, e quindi l'ho anche scritto, cioè fossi stato io, cosa che non sono, perché poi disegnarsi la manovra quando non sei lì è sempre un po' un giochino da io avrei messo dentro Chukwueze invece che Pulisic. Lei ci vuole come il Giappone, ha detto, no? Sì, cioè io avrei fatto più deficit, no? Perché a un certo punto, però insomma già è stato fatto più deficit rispetto a quello che era in programma, evidentemente sulla base di tutte le interlocuzioni anche in Europa che il ministro così ha fatto, hanno valutato che quel deficit, che ripeto è già in aumento, no? Rispetto a cosa, sia il più alto che si poteva fare, ecco, rispetto alle condizioni date. Anche qui sono scelte e dipende da chi in quel momento valuta. Di certo io non avrei fatto, allora la manovra possono essere fatte o a deficit o a ridistribuzione, sì, no? Sì. Cioè, deficit, prendo soldi dal deficit, quindi spendo di più di quello che incasso, oppure da ridistribuzione prendo da altri, no? per dare a qualcun altro, insomma. Fino adesso diciamo, la manovra ridistribuzione è sempre piaciuta di solito al Partito Democratico nel passato, no? Cioè diciamo il mondo pre-pandemia. Sì. Aumento l'IVA, taglio dei sussidi da una parte, tasso di più qualcuno dall'altra, no? E così di questo tipo, e da queste tasse ricavo poi delle cifre che magari do a qualcun altro. Di solito non sono mai stato un fan di queste cose, perché alla fine si crea veramente incertezza, no? Vivere in un mondo dove a seconda dell'uzzolo di quello che arriva al governo può essere tassato in modo magari abnorme o similari. Troppo deficit non se la sono sentita di fare, alla fine date diciamo i limiti, no? che uno si è dato, e che non mi pare siano quelli contestati dalla sinistra o similari. Io non ne ho sentito uno che diceva che bisognava fare l'8% di deficit invece del 5%. Dati i limiti, tutte diciamo i soldi ricavati da questa manovra vanno dove li avrei messi io. Cioè io quando, diciamo, a foglio bianco, no? C'è sempre di pensare della legge di bilancio, una bella riunione dove ho partecipato anch'io, a foglio bianco, dove si dice che famo, no? io quello che ho detto è stato: bisogna concentrare tutto il possibile sugli stipendi e sulle pensioni, perché l'inflazione è quella che in questo momento li sta colpendo di più. Sarebbe da fare la scala mobile per me, che io ho l'animo sinistro, no? Come ogni tanto qualcuno mi dice. Bravo, che sono Borghi. Che sono troppo comunista per essere. Comunque io avrei in presenza di inflazione, io sarei per rimettere la scala mobile che aveva così ben tutelato il livello degli stipendi quando erano quei periodi ad alta inflazione tipo gli anni 80,
Però è ovvio che è una cosa molto importante, ecco, mettiamo. No, lì deficit, lì altro che deficit. No, se deve fare la scorta Borghi, se lei propone sta cosa, io esatto, lo dico. Cioè obbliga anche il datore di lavoro e così questo sì, tipo sì. Diventa un po' un casotto. E allora a quel punto la cosa più simile che si poteva fare per riuscire a far alzare gli stipendi senza obbligare i datori di lavoro a pagare di più era il cuneo fiscale ed era la riduzione delle aliquote. E lì sono andati o il rinnovo dei contratti dove li può rinnovare lo Stato, ovvio che lo Stato non può rinnovare i contratti privati, rinnova i contratti pubblici. E quindi tutte le voci in questo momento della manovra sono 14 miliardi per il cuneo fiscale e il taglio delle aliquote, 5 miliardi per il rinnovo dei contratti di buona parte del pubblico impiego, 3 miliardi per la parte diciamo separata del pubblico impiego che sono i medici e similari, che ricordiamo avranno tipo 180 euro in più al mese e 11.000 una tanto. Ma gli avete tagliato le pensioni ai medici, ma... Borghi, però gli date da una parte. Ma non è vero. Se vuole, spiego anche quella cosa. Se vuole gliela spiego quella cosa lì. Ma allora facciamo subito, perché non è un taglio secondo lei quello? Sono arrabbiatissimi. Allora, ma sono arrabbiatissimi anche lì, perché è ovvio che tutti si arrabbiano quando li tocchi, però ho capito, però, okay. Però okay. Giusto per curiosità però, non ci credevo nemmeno io prima di averla vista, ecco. Non è che sono nato imparato, poi me l'hanno fatta vedere e oggettivamente, anche se verrà corretta, quindi che si mettano l'animo in pace, quindi è una cosa che verrà corretta, però non era una cosa sbagliata, perché praticamente c'era una legge del 65 che prevedeva, sa che all'epoca erano un po' generoselli, no? Sì. Quindi, come dire. Beh, anche negli anni Ottanta, no? Lei ha parlato di scala mobile, pure quella molto generosa. Era una bella iniziativa, un atto di giustizia, pure secondo me. Eliminata dalla sinistra craxiana, diciamo, da Craxi. Sinistra adesso. No, io non ho capito, ecco, che non è vero questa sui medici. Adesso ci arrivo, ce lo sta spiegando. Aspetta, adesso, stai calmo. Te la racconto velocemente. Allora, c'era una legge del 65 che in modo piuttosto generoso prevedeva una salita parabolica praticamente, no? della trasformazione, quindi del passaggio da retribuzione a pensione per chi aderiva a una determinata cassa. Il risultato che cos'era? Che dopo 40 anni, quindi diciamo in previsione della pensione, no? di questi soggetti, dopo 40 anni si arrivava a cifre assolutamente incredibili, no? E il risultato che cos'è stato? Che nel mentre di questa parabola, no? È intervenuto il cambiamento, quello di radicale delle pensioni, quello del passaggio al contributivo, insomma la riforma Dini del 96, ecco, tanto per dirne una. Risultato, quelli che hanno iniziato a lottare nel 95 o nel 94 o nel 93, solo in questi tre anni, e che erano iscritti a quella particolare cassa, quindi non medici in generale, no? Cioè i medici che erano iscritti a Cassa Salute, avevano un coefficiente di trasformazione a seguito di quella legge parabolica del 65 dello stipendio, invece che del 2% come tutti noi, come tutti, insomma, come tutti i lavoratori, del 25%. Quindi il risultato è che già subito dopo il primo anno di lavoro, per un giovane dottore che iniziava a lavorare nel 94, aveva un primo gradino, no, di pensione da cui poi si appoggiava poi tutto quello che sarebbe venuto dopo, 12 volte più alto rispetto a quello di un suo collega che o non era in quella cassa lì oppure iniziava a lavorare magari tre giorni dopo. Quindi? Ora, voi siete intervenuti, cioè, dove? Se alla fine, se il medico che ha iniziato a lavorare a gennaio del 94 si trovava a seguito di questi calcoli perversi una pensione stratosferica, e lo stesso medico che iniziava a lavorare il primo gennaio del 96 ce l'aveva inferiore, invece una pressione normale, forse era una roba un po' da correggere, ecco. Non è che era quindi il motivo era andare a correggere prima che la pensione venisse ottenuta, perché se uno aveva iniziato a lavorare nel 94-95 adesso i requisiti per andare in pensione non ce l'ha, una roba che era palesemente differente rispetto a tutti
Poi per carità, ho capito, voi avete riscontrato questa differenziazione e quindi su questi sente venuto. Onorevole Borghi, scusi, il 5 dicembre i medici sciopereranno, precettate anche loro oppure loro se la passeranno liscia perché lo chiameranno solo sciopero senza il generale? No, io penso sinceramente che dopo che sapranno che è giusto o sbagliato che sia, perché anche lì forse io invece avrei tenuto il punto, ma giusto o sbagliato che sia, la norma in questione verrà corretta, quindi non c'è lo sciopero, dai. Si tratterà della categoria che avrà probabilmente di più di tutte da questa finanziaria, lo sciopero non ci sarà. Okay. Bene, viva la scala mobile, viva Claudio Borghi, grazie, buona grazie. Giornata e buon lavoro. Buongiorno, grazie. È l'unico politico contemporaneo che l'ho sentito riparlare della scala mobile, fa un discorso del genere, ma pure a Fratoianni gli prende in colpo. Invece Borghi dice che la rivuole. Che devo fare? Borghi, deve la vogliamo vedere più spesso. Grazie Borghi, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro. Beh, la versione di Borghi potremmo dire, neanche della Lega questo. Ma lui è sempre stato un erede. Insomma, lui lo uscì dall'euro, insomma, non è che adesso non è che le nasconde, però dice a me, io faccio quello che posso. Vabbè, comunque hai sentito, sui medici ci sarà un passo indietro. E il problema che dicevamo adesso sarebbe da vedere i saldi dove li andranno. Spiegato, cioè lui dice che c'era una discriminazione. Sì. No, ma ci sono medici che prendevano di più e poi medici che prendevano meno le pensioni e loro sono intervenuti. Se fosse questo. È questo, diciamo, lì il discorso è sempre lo stesso. Se tu mi fai firmare un contratto dove le regole sono quelle, non me le puoi cambiare. Lavoro e poi dopo me lo cambi, è come gli esodati, no? Mi cambi le carte in tavola, a tempo scaduto, e lì.